Bene, eccoci qua, allora, tornati in studio, terza parte di questa puntata di TV7 Match. Ermanno, che torniamo a dedicare alla questione del ponte sullo stretto di Messina, un'opera di cui si parla da tanti anni, un'opera che peraltro ha una storia anche decisamente lunga e che ha acceso ovviamente anche tanti, tanti dibattiti tra chi è contrario e chi è favorevole. Allora, noi non siamo, diciamo, non prendiamo posizione, non ha nessun senso prendere posizione. Il senso è se è utile e in quale momento utile, quali sono i costi e i benefici, la bellezza dell'opera eventualmente e la difficoltà ovviamente di creare un'opera di questo genere, che non è semplice. Diciamo che siamo nel terzo millennio, però una tecnologia di questo genere non si è ancora vista, le tecnologie, diciamo, precedenti non hanno dato risultati di alcun genere, quindi analizziamo assieme ai nostri ospiti la possibilità di costruire questo ponte ed eventualmente quali sono le priorità e le necessità in questa zona. È chiaro che il tentativo di unire la Sicilia al continente è sempre stata una prerogativa dei grandi imperi, quello romano, ma anche precedentemente e successivamente, però si è sempre trovato un certo ostacolo, anche peraltro da parte dei siciliani che ha detto non vorremmo essere attaccati, perché preferivano, come tutti i siciliani, preferivano essere, diciamo, indipendenti sotto ogni punto di vista. Adesso la tecnologia ci ha portato alla possibilità di costruire un'opera molto importante, vediamo i costi, i benefici, i tempi per costruirla, i costi appunto, ma soprattutto se non ci sono altre priorità per la Sicilia e per la Calabria di un'opera di questo genere in questo momento, visto anche i debiti che l'Italia si sta tirando dietro ormai da più di 50 anni. Certo. E quindi con noi ci sono degli esperti che ci aiuteranno a capire un po' tutti questi aspetti di questa grande opera che si sta realizzando o che si vorrebbe realizzare. Esatto. Certo, e presento per voi che siete a casa gli ospiti che sono con noi, che ci accompagnano in questa parte della trasmissione. Saluto in studio il professor Carmelo Majorana. Buonasera, professor Majorana. Buonasera. Grazie per essere qui con noi, è docente di scienza delle costruzioni all'Università di Padova. Grazie per essere qui in studio con noi. E saluto in collegamento il dottor Giosuè Malaponti. Buonasera, dottor Malaponti. Buonasera, grazie per l'invito. No, grazie a lei, è presidente del Comitato dei Pendolari Siciliani, spero di aver detto correttamente. E saluto sempre in collegamento dalla Sicilia l'ingegnere Roberto Di Maria. Buonasera, ingegnere Di Maria. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei della disponibilità, è un ingegnere civile trasportista che segue da vicino proprio l'opera del ponte di Messina. Ermanno, un'opera, dicevo, molto discussa e se ne è parlato a lungo e ci sono anche, ad esempio, Legambiente ha pubblicato un corposo dossier dove parla di un grande bluff e delle, ovviamente degli impatti ambientali che avrà, che potrebbe avere quest'opera se realizzata. E poi c'è l'aspetto anche, tra virgolette, politico con, ad esempio, il nostro ministro. Ma noi no. Allora, questa è un'opera da costruire, è un'opera che ha una sua specificità e una sua grandezza nella costruzione. Noi le opinioni interessano poco, siamo di fronte a persone che hanno delle esperienze, che possono dirci direttamente quelli che sono gli effetti di un ponte o la costruzione, eventuali vantaggi e gli svantaggi. Entriamo invece nel merito della costruzione del ponte e poi sull'opportunità di farlo in questo momento e tutta una serie di altri, diciamo, punti di vista su un'opera di questo genere. Noi purtroppo siamo stati vittime di un'opera analoga molto importante che si chiama il MOSE. Il MOSE non è ancora finito,
non sarà finito, perché è impossibile finirlo, diciamocelo chiaro, perché la maggior parte delle attrezzature del movimento del Mose sono sott'acqua e il rischio a questo punto è proprio che in qualche maniera ci sia un assestamento dei blocchi di fondo delle paratoie e di conseguenza si allagherebbe tutto e butteremmo via tutto. Questo abbiamo fatto varie trasmissioni con tecnici assolutamente in grado di giudicare, quindi non ci domandiamo, abbiamo certezza di quello che stiamo progettando? Il progetto è fantastico, unire la Sicilia al continente è una cosa assolutamente importante, però naturalmente è come andare a pranzo. Cominciamo dal dolce o cominciamo dalla pasta asciutta? Se ho fame comincio dalla pasta asciutta. Allora, che pasta asciutte o bistecche ci sono prima del ponte? Ecco, questo è un altro interrogativo, naturalmente è un po', diciamo, fantasioso. E chiederei un parere iniziale, tanto per dare un incipit al nostro argomento, a Carmelo Maiorana, che ci dice: questo ponte sa da fare? Diciamolo alla Manzoni. Certo, la domanda non è semplice e anche la risposta ovviamente non lo è. Già in un'occasione precedente io mi ero espresso su questo argomento in base all'esperienza che ho maturato negli anni in cui ho insegnato all'Università di Padova le materie strutturali essenzialmente, quindi dalla scienza, dalla costruzione, alla meccanica computazionale. La dinamica e anche l'insegnamento di ponti, che però ho fatto, diciamo, ho svolto presso la Scuola Nazionale dei Lavori Pubblici di Yaoundé in Camerun, con la quale abbiamo una convenzione con Padova, quindi rifacciamo a Yaoundé le stesse cose di Padova, insomma la stessa laurea di ingegneria civile, ambientale e di architettura. E quindi lì ho tenuto questo corso per vari anni. Non ho parlato esplicitamente del caso di Messina, perché logicamente era un caso finora, insomma, abbastanza di un caso scolastico, se vogliamo, perché non è stato realizzato. Però andando dritti al tema, mi ero espresso in maniera abbastanza dubbiosa in precedenza. Perché? Allora, ci sono vari motivi. Il motivo principale è questo: le realizzazioni di ponti di grandissima luce che ci sono nel mondo hanno un limite intorno, per la campata centrale, se vogliamo, anche nel caso di ponti a più campate, intorno ai 2 chilometri. Questo è un argomento chiave. Cioè, partiamo da realizzazioni effettuate da imprese anche che hanno a che fare con la nostra nazione intorno ai 2 chilometri. Allora il primo punto chiave è il passaggio, in un colpo solo se vogliamo, dai 2 chilometri ai 3,5 chilometri. Allora vi lascio pensare a questo passaggio, perché è un passaggio effettivamente molto forte. In genere quando si fanno realizzazioni si va per incrementi, possiamo dire in questo caso di centinaia di metri o di qualche centinaia di metri in qualche altro centinaio di metri, quindi da 2 chilometri si potrebbe dire passiamo a 2,1 chilometri, 2,2 chilometri, vediamo che succede. Tra l'altro, mentre in passato avevamo l'abitudine di sviluppare dei modelli sperimentali, adesso i modelli sperimentali sono stati messi da parte. Perché? Perché ci sono i modelli numerici, i modelli matematici che hanno preso il posto degli sperimentali. Anni fa esisteva l'ISMES, che era un istituto che faceva appunto prove sperimentali a Bergamo e che dipendeva sostanzialmente dall'ENEL, e presso l'ISMES si svolgevano prove sperimentali su tanti manufatti, sulle dighe. Allora si parlava anche di impianti nucleari, quando in Italia esisteva questa possibilità, e dopo anche di ponti, logicamente. Ora, le luci sono state sempre luci di quell'ordine di grandezza, da meno di 2 chilometri, 1 chilometro, 1,5 chilometri, fino a 2. Anche qualche sera fa ho visto una intervista che è stata fatta al signor Salini. Era un'intervista che ha fatto Porro, quindi conoscete tutti il giornalista. Dice: ma lei ha mai fatto
ha mai realizzato ponti di questo di grandezza? Lui dice sì, ne ho realizzati per vari chilometri, cioè, ma ha fatto un ponte di 3 km e 4? No, quello là non l'ha fatto nessuno al mondo, e questa risposta era corretta, perché non esiste appunto impresa che abbia fatto un ponte di quest'ordine di grandezza, di 3 km e 4. Ora, il ponte di 3 km e 4 ti pone di quelle problematiche formidabili, possiamo dire, perché c'è non solo un problema sismico, ma anche un problema di carattere aerodinamico legato al vento essenzialmente, perché su una luce di quelle proporzioni è chiaro che nel momento in cui arriva un sisma o nel momento in cui si manifesta un vento, che sappiamo che a Messina può arrivare ai 270 km/h, più altri valori inferiori però non meno pericolosi, è chiaro che il ponte viene messo in una situazione di vibrazioni con delle frecce abbastanza elevate. Vabbè, il ponte si può in quel caso chiudere, quindi il traffico viene interrotto e quindi per un certo periodo il ponte non funzionerà. Però voglio dire, il punto chiave è: questo ponte resisterà e starà in piedi anche di fronte alle sollecitazioni date da un sisma a Messina o a Reggio e a venti che spirano a quella velocità? Questo è il grande punto interrogativo, ed è un punto interrogativo che mi sono riposto da qualche giorno, quando il nostro giornalista, il signor Trivellato, mi ha detto: ma viene la trasmissione che stiamo facendo. Vabbè, ho cominciato a documentarmi andando a guardare le 68 osservazioni che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico, me le sono lette per bene, per cercare di trovare dentro queste osservazioni degli spunti che fossero diversi da quelli che c'erano già stati nella trasmissione precedente di qualche mese fa. E le problematiche che sono poste dagli esperti sono di vario tipo: ci sono quelle ambientali, quelle appunto strutturali, vari tipi di argomenti. Ora, dinanzi agli argomenti che sono stati esposti dal Comitato Tecnico Scientifico, c'è da mettersi le mani ai capelli, perché logicamente sono talmente complicate che, dico, anche un esperto fa fatica ad orientarsi in mezzo a cotante osservazioni e per di più espresse in maniera logicamente scientificamente ineccepibile, possiamo dire. Però sono proprio tante, al punto che mi è venuto in mente: accidenti, certo, se si riuscisse a fare un modello sperimentale, a un certo punto uno potrebbe avere un qualche cosa su cui andare a testare i vari dubbi che sono stati posti dagli esperti. Purtroppo, certo, il modello sperimentale non c'è, quindi esistono modelli numerici, modelli matematici, però come sappiamo il modello matematico è sempre basato su qualche cosa che deve avere un fondamento sperimentale, e qua il fondamento sperimentale, diciamo, che è problematico, perché appunto dicevo, se uno riuscisse a costruire un modello del ponte in una certa scala, come si faceva una volta appunto, almeno potrebbe fare una serie di test e poterli poi confrontare con la modellistica numerica per vedere le corrispondenze. Invece questo non c'è, ed è un punto secondo me abbastanza problematico, certo. Così problematico che verrebbe da dire: ma forse verrebbe voglia di cercare di studiare, ecco, almeno studiare la possibilità di realizzare un modello sperimentale del ponte di Messina su una certa scala. È chiaro che per scala si intendono vari numeri, fino ad arrivare alla scala 1:1, che significa, cioè, fare il ponte con la scala reale, cosa che logicamente viene vista come una follia. Però voglio dire, è un caso estremo e non è tra l'altro unico nel mondo scientifico, perché per esempio a Padova mi è capitato di lavorare sul telescopio nazionale Galileo col gruppo degli astronomi, e mi ricordo che quando arrivammo a sviluppare l'edificio rotante del Galileo, questo fu realizzato, cioè montato a Little Cedars, se non ricordo male, a Genova, poi fu smontato, fu portato alle Canarie e fu rimontato alle Canarie, dove attualmente si trova, e dentro c'è il telescopio nazionale Galileo. Quindi quello è un esempio. L'altro esempio che mi viene in mente è quello della macchina per la fusione termonucleare controllata, che è un esperimento che si fa qua a Padova da tanti anni, perlomeno da 40 anni, e che si chiamava RFX. Attualmente l'esperimento si chiama ITER e viene fatto a Cadarache, cioè il reattore viene realizzato a Cadarache, e in Italia c'è una serie di componentistica qua in zona Camin,
dove alcune parti della macchina vengono realizzate per fare degli esperimenti. Quindi non è nuova questa idea di fare una sperimentazione su un qualche cosa che appunto è in scala 1 a 1 oppure scale diverse, se non si può fare la scala 1 a 1. E non è stata presa in considerazione questa cosa, stranamente. Certo. Secondo me invece bisognerebbe studiare la possibilità di fare un ponte, realizzarlo e andarci a fare delle prove sperimentali da confrontare dopo con la modellistica numerica. Adesso mi fermo qua perché altrimenti vado avanti ancora. Sì. Chissà quanto. Riprenderemo il discorso. Giuseppe Malaponti, un suo incipit su questo argomento, cioè è fattibile, chiaramente è una cosa che può essere anche, diciamo, desiderata, perché collegare due territori come la Sicilia con la Calabria è una cosa bellissima, ma poi caliamo sulla realtà, è fattibile, è vantaggioso e che vantaggi potrebbe dare? Prego. Allora, sono favorevole, dico, al ponte, visto che ormai se ne parla da tanti anni, in realtà forse sarà l'opportunità giusta di vedere calzare questo ponte che unisce la Sicilia al continente Italia. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, magari poi sarà l'ingegnere Di Maria a fare alcune valutazioni. Comunque il ponte, dico, oggi serve per evitare quella rottura di carico di circa 2 ore nell'attraversamento dello stretto, dico, per cui da questo punto di vista il ponte serve, ma servono anche poi parecchie infrastrutture che sia la Calabria sia la Sicilia, dico, non ha, nel senso. C'è un tratto della dorsale tirrenica sulla Messina-Palermo che in realtà ancora ha 87 km a singolo binario, e quindi, dico, ammortizzando anche il tempo di percorrenza di passaggio sul ponte, poi in realtà si ha questo piccolo imbuto fra Messina e Palermo. Tra l'altro, come si sa, dico, stanno lavorando sul raddoppio della Messina-Catania-Palermo. Infatti abbiamo la Catania-Palermo chiusa già da un anno per questi lavori, però è anche vero che la Sicilia aspetta da almeno 20 anni, ricordo sempre questo passaggio, dico, di un accordo di programma quadro fra l'allora Presidente della Regione Cuffaro e il Ministro Lunardi, dove erano previste tante di quelle opere viarie, ferroviarie, acquedotti, dighe, eccetera, ma nell'aspetto ferroviario prevedeva per esempio il raddoppio della Catania-Siracusa, prevedeva l'ammodernamento della Siracusa-Ragusa-Gela-Caltanissetta, prevedeva l'ammodernamento della Palermo-Trapani, opere che in realtà da 20 anni ancora aspettano questi ammodernamenti o raddoppi. Quindi questo è il dato. Se parallelamente alla prima posa della pietra del ponte, in realtà si pongono tutte queste altre pietre per realizzare infrastrutture viarie, ferroviarie, stradali o autostradali, dico, ben venga, perché comunque al lavoro ultimato del ponte si troverà un sistema viario, ferroviario che è degno del passaggio veloce sul ponte. Poi per quanto riguarda il resto, dico, la Sicilia non è che è messa talmente male per quanto riguarda l'aspetto ferroviario, perché sugli oltre 16.000 km di binari la Sicilia, devo dire, ha un primato che è al primo posto con 578 km di linee non elettrificate. Certo. Come invece sempre nello scenario nazionale è al terzo posto con linee a singolo binario, per andare avanti con questa sorta di classifica, ma che in realtà serve anche, all'ottavo posto dopo Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Veneto, Campania, con per le linee elettrificate
elettrificate, mentre per quanto riguarda su 1370 km la Sicilia si trova al 12° posto come raddoppi. Quindi questo è il quadro che in realtà, finito il ponte, dovremmo avere i 1370 km di ferrovia, non dico tutto in doppio, ma quantomeno la buona parte delle due dorsali tirrenica, ionica e la centrale sulla quale si sta lavorando, quantomeno sì, avere delle linee efficienti per poter velocizzare. Ultimamente, dico, da qualche anno si è parlato sempre di alta velocità, ma in realtà sappiamo che l'alta velocità non c'è, ma dico per volontà, perché se andiamo a considerare la spesa di oltre 11 miliardi e mezzo sulla Palermo-Catania-Messina per far andare treni non oltre i 200 km/h, quindi questa è una spesa, dico, che poteva essere valutata, anche perché presumo che bastavano qualche altro spicciolo per portare questa opera di oltre 11 miliardi a poter avere un'alta velocità fra le tre città metropolitane della Sicilia. Sì, certo. Quindi lei parla di costi e benefici, adesso parleremo anche di questo, perché naturalmente il problema della Sicilia è la viabilità, che sia poi per ferrovia o sia per strada, è la stessa cosa. Addirittura fu multato il governo di molti anni fa perché aveva avuto finanziamenti dall'Europa, ma poi l'autostrada Palermo-Messina non era stata completata nei tempi utili e soprattutto avevano dichiarato la doppia strada, in realtà non era ancora stata fatta. E adesso diamo la parola a Roberto Di Maria. E lei ci parli della tecnica da applicare o attraverso quale tecnica noi potremmo costruire questo mega ponte, che sarebbe sicuramente un ponte di alto prestigio, perché l'ingegneria a questo livello ancora non è riuscita a concepire un ponte di questa lunghezza. Prego. Sì, grazie. Io premetto col dire che sono un ingegnere trasportista, non strutturista. Sul ponte però, nel mio blog che si chiama Sicilia in Progress, quindi al sito siciliainprogress.com, ho affrontato spesso questo argomento. Ho anche organizzato dei webinar con esperti di fama mondiale, tra cui il padovano professore Enzo Siviero, di cui mi onoro di essere amico, con cui abbiamo discusso spesso di questa struttura. E inizierei subito a dire, a proposito di quello che ho sentito dal professore Maiorana, che in realtà la decisione se il ponte è fattibile o non è fattibile è stata già presa da parecchio tempo, in realtà alla fine degli anni 90, con i pareri di ANAS Ferrovie e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Quindi io penso che oggi, dopo più di 25 anni, continuare a discutere se il ponte è tecnicamente fattibile o non è fattibile mi sembra quantomeno una discussione che è già stata affrontata e che magari possiamo fare per arricchire le nostre conversazioni, ma che è ufficialmente stata già presa. Il ponte tecnicamente è fattibile. Però su questo credo che tutti gli esperti a livello mondiale ingegnere, sono d'accordo. Ingegnere, mi scusi un attimo, però i progetti che lei cita prevedevano un ponte con autostrada. Oggi si vuole costruire un ponte con la ferrovia e la compatibilizzazione del trasporto ferroviario su un ponte di questo genere, peraltro, è tutto originale, perché non abbiamo grandi esperienze in questo senso. Mi permetto di correggerla, prego. Perché sin dall'inizio, sin dalla decisione che è stata presa nei primi anni 90 della tipologia, ed è quella del ponte a campata unica, il ponte ha sempre previsto la presenza della ferrovia a doppio binario insieme alle due carreggiate autostradali. Ripeto, questa soluzione è stata approvata alla fine degli anni 90. È stato fatto un appalto che è stato aggiudicato a Eurolink, capofila in pregilo oggi, salire in pregilo oggi WeBuild. A proposito del salto dimensionale, il problema che evidenziava il professore Maiorana, è vero, c'è un salto dimensionale importante perché passiamo da 2 km 35 metri a 3 km 300 metri.
Vorrei dire che però se non fosse possibile fare il salto dimensionale, oggi non avremmo il grattacielo più alto del mondo, che è il Burj Khalifa, che è 830 metri, che supera di 150 il secondo grattacielo esistente. Quindi lì è stato fatto un salto dimensionale importante. Non vedo perché non si possa fare col ponte. Voglio dire che esiste un progetto per il ponte, per un ponte che attraversa lo stretto di Gibilterra con campate di 5.000 metri. Quindi noi avremo il ponte con campata unica più lunga al mondo, ma per pochi anni, perché si prevede che fra 15-20 anni si metterà mano anche a questa struttura che supererà il ponte sullo stretto. Dal punto di vista della campata dell'impalcato, devo dire che l'impalcato ha un problema, diciamo il problema ingegneristico dell'impalcato non è quello del terremoto. Il professore Maiorana sa benissimo che le strutture sospese sono in qualche modo autoprotette dal terremoto, perché appunto in quanto sospese hanno, per dirla in maniera comprensibile, pochi contatti col terreno e quindi hanno una loro inerzia con una frequenza di oscillazione che è diversa da quella dei terremoti, e quindi potremmo dire che in caso di terremoto il punto più sicuro e più stabile dello stretto di Messina sarebbe la campata del ponte sullo stretto. Questa campata è realizzata con un impalcato che ha una sua struttura, una struttura alare, una struttura aerodinamica, con un disegno particolare che è stato battezzato Messina Type Desk. Il Messina Type Desk, da quando è stato ipotizzato a metà tra il 2005 e il 2010, è oggetto di applicazione in tantissimi ponti sospesi al mondo, tra cui il Chanakkale Bridge, che è il ponte attualmente più lungo al mondo, di 2000 metri circa. Io mi soffermerei a questo punto, esaurita questa discussione sulla fattibilità, che sarà sviluppata comunque nel progetto esecutivo con altre prove. Dimenticavo, a proposito delle prove in Galleria del Vento e dei modelli a cui si faceva riferimento, il professore Maiorana, in realtà i modelli sono stati fatti, addirittura sono state fatte 7 prove diverse in Galleria del Vento in 7 istituti diversi al mondo, tra cui Canada, Stati Uniti, Germania, le migliori gallerie del mondo esistenti. Galleria del Vento si sente al mondo, e appunto l'applicazione pratica, come nel Chanakkale Bridge, in una zona tipicamente ventosa, ci ha detto che questa struttura funziona. Devo dire un'altra cosa: il professore diceva, non so dove ha preso questo dato, venti di 270 km sul ponte sullo stretto di Messina. Nello stretto di Messina negli ultimi 20 anni è stata raggiunta una volta sola la velocità del vento di 108 km orari. Vorrei dire che l'impalcato del ponte sullo stretto è in grado di resistere a venti di 270 km orari e che comunque per venti fino a 140 km orari rimarrebbe in esercizio. Il paradosso è che chiuderebbero le strade e autostrade che portano al ponte sullo stretto e anche le ferrovie, perché i pedonati non potrebbero passare sui viadotti, ma il ponte rimarrebbe in esercizio. I dati trasportistici, c'è un dato importante che vorrei citare. L'Istituto Prometeia, incaricato di studiare il problema dell'insularità, ingegnere, mi consenta, però procediamo e poi avremo possibilità di approfondire anche questo argomento. Come vuole. Grazie, certo. Grazie. Allora, partiamo con, per i nostri telespettatori, partiamo con il secondo servizio, cioè il secondo contributo. Il ponte da solo non basta. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo necessità di fare questo ponte, il ponte ha un suo, diciamo, applicazione, ma questa applicazione, come diceva anche il nostro precedente Malaponti, c'è un problema anche di viabilità e di accesso a questo ponte, quindi c'è tutta una logica che viene legata. È la stessa cosa che è successa, ripeto perché di queste cose i nostri telespettatori già le conoscono, è successo al Mose. Il Mose, se funziona, funziona, blocca l'acqua, però chiude i porti. Non hanno fatto un doppio Mose o una doppia entrata in maniera tale da lasciare la possibilità alle grandi navi di uscire e di entrare nella laguna. Di conseguenza è diventato un ostacolo, ha risolto un problema, ne ha creato degli altri. Allora quello che è necessario dire ai nostri telespettatori: bisogna fare un progetto globale, cioè dobbiamo considerare i pro e i contro di tutto, tempi, metodi e i vantaggi che ne ha la popolazione e naturalmente anche lo Stato. E quindi partiamo col secondo contributo: il ponte da solo non basta.
La domanda che viene da porsi è: perché fare un ponte sullo stretto di Messina se poi l'alta velocità in Sicilia, così come in Calabria, dovesse rimanere una bella favola? Se i treni sono lenti e vecchi e le linee ferroviarie sono a binario unico e non elettrificate, e se mancano le strade e le autostrade? Da decenni viene annunciato il rilancio delle infrastrutture del Sud, ma sono annunci che sono restati puntualmente lettera morta. Giusto per dare un'idea, in Sicilia sono 173 le località servite, con 1.369 chilometri di ferrovia, ma solo 791 sono elettrificati e sono a doppio binario per 223 chilometri e a binario unico per i rimanenti 568 chilometri. Per raggiungere Trapani in treno, partendo da Catania, si impiegano non meno di 8 ore quando va bene, tra coincidenze con altri treni, bus e tratti di strada, anche da percorrere a piedi. Un viaggio di 314 chilometri su strada, ma che in linea d'aria sono 233 chilometri, e due città che si trovano agli estremi opposti dell'isola non possono contare su un collegamento diretto, neppure in autobus. Il vecchio treno regionale che collega Palermo a Catania impiega, a seconda delle fasce orarie, fra le 3 e le 5 ore. È evidente che il divario tra nord e sud sul fronte ferroviario è pesante, così come per quello autostradale. Collegamenti che penalizzano il mezzogiorno in termini di accessibilità per la mobilità delle persone, ma anche per la mobilità delle merci. Il maggior disagio lo vivono i circa 5.000 pendolari che attraversano ogni giorno lo stretto di Messina. Attraverso le due sponde transitano, nei giorni feriali, 20.000 passeggeri. Un quarto, come si diceva, sono pendolari, oltre 10.000 i veicoli, 7.000 mezzi leggeri e 3.000 mezzi pesanti. A trasportare tutto questo ci sono 54 traghetti ogni giorno, con un tempo di attraversamento di circa 20 minuti, ai quali si aggiungono i traghetti per i convogli ferroviari. Il PNRR mette a disposizione risorse per riqualificare le stazioni, terminali marittimi. 60 milioni sono per Rete Ferroviaria Italiana SPA per l'acquisto di 3 nuove navi passeggeri per attraversare lo stretto, 20 milioni per le navi che traghetteranno i treni con alimentazione ibrida. Per le flotte private ci sono 35 milioni per rinnovare i mezzi. Per i collegamenti di lunga distanza invece è previsto l'acquisto di 12 treni Frecciarossa da 4 vagoni ciascuno, che possono essere traghettati direttamente dalla Sicilia, risparmiando nei tempi. Per i lavoratori pendolari pesa però ancora la mancanza di una efficienza nelle coincidenze tra navi, autobus e treni, che allunga i tempi degli spostamenti, e i costi poi, che sono lievitati notevolmente nel corso degli anni. Manca quindi un progetto per rendere più semplice la vita e gli spostamenti tra Messina e Reggio, ma anche all'interno delle stesse regioni. L'idea di collegare una volta per tutte l'isola al continente tramite il ponte, azzerando quindi la distanza fisica tra le due Italie, potrebbe sembrare primaria, ma nella realtà ci si rende conto che è destinata ad essere assolutamente inutile se non si collega la Sicilia al suo interno, così come la Calabria al resto del paese. Il ponte è destinato così a essere una nuova cattedrale nel deserto, o un ponte che non porta proprio da nessuna parte.